Nel giorno in cui alcuni tra i più importanti quotidiani italiani pubblicano il contenuto del papello con il quale la mafia a cavallo tra il 92 ed il 93 chiede allo Stato una contropartita in cambio di una tregua alle stragi che insanguinavano il paese, si è svolta a Palermo un'altra udienza del processo d'appello a carico del senatore del Popolo della Libertà Marcello Dell'Utri, che si difende dalla condanna in primo grado a 9 anni e 6 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Il procuratore generale Nino Gatto, davanti ai giudici della seconda sezione penale, ha proseguito la propria requisitoria trattando un'altra serie di vicende che dimostrerebbero la chiara collusione di Dell'Utri con l'organizzazione mafiosa. È stata ripercorsa in aula la vicenda del tentativo di estorsione consumato ai danni del titolare della Pallacanestro Trapani, Vincenzo Garraffa, e commesso da Marcello Dell'Utri attraverso la pretesa restituzione della metà di una somma di denaro frutto di una sponsorizzazione da parte di Birra Messina, un marchio all'epoca di proprietà del gruppo Heineken Dreher, a beneficio della squadra di pallacanestro di Trapani che nella stagione 1990-91 militava nel campionato di A2 maschile. Fu grazie alla mediazione di Publitalia, evidenzia il procuratore generale, che Birra Messina sponsorizzò la squadra che in quell'anno guadagnerà la promozione alla categoria superiore. 1 miliardo e 500 milioni di lire complessivi, la cui metà l'imputato Marcello Dell'Utri pretendeva che fosse restituita in nero. Garraffa si oppose, chiedendo come condizione necessaria per la restituzione di qualunque somma la produzione di una pezza giustificativa. La vicenda, giudiziariamente accertata dal Tribunale di Milano, la cui condanna a carico di Dell'Utri ha superato il vaglio della Cassazione divenendo definitiva, è utile per dimostrare gli stretti legami tra Dell'Utri ed alcuni mafiosi. Vincenzo Garraffa, presumibilmente nei primi mesi del 92 e comunque prima della sua elezione al Senato in forza al Partito Repubblicano, ricevette la visita dei mafiosi Michele Buffa e Vincenzo Virga, capomandamento di Trapani, i quali lo sollecitarono a risolvere la controversia nata con Publitalia. Quando Garraffa chiese loro per conto di chi si fossero presentati in ospedale a trovarlo, questi risposero degli amici. Garraffa insistette per sapere quali fossero questi amici e fu fatto il nome di Marcello Dell'Utri. Al suo ennesimo rifiuto, Virga andò via, lasciando Garraffa con un «riferirò e se ci sono novità la verrò a trovare». In altra occasione, invece, è stato proprio Marcello Dell'Utri a rivolgersi al Garraffa in questi termini: «Abbiamo uomini e mezzi per convincerla a pagare». Il secondo e più importante capitolo dell'odierna parte di requisitoria svolta dal procuratore generale davanti alla Corte presieduta da Claudio Dall'Acqua riguarda il rilievo delle implicazioni politiche alla luce dei rapporti tra Marcello Dell'Utri e soggetti organici a Cosa Nostra rispetto alla nascita di Forza Italia. Dopo le stragi, Cosa Nostra cambia strategia. Falliti, forse solo in parte, stando alle notizie di queste settimane, i tentativi di disporre ad esclusivo uso e consumo di personaggi politici di rilievo, comincia a fermentare l'idea di costituire un movimento, un partito politico, diretta espressione della borghesia mafiosa siciliana. Nasce da qui l'idea di Sicilia Libera, un movimento di ispirazione conservatrice e separatista, promossa in origine da Leoluca Bagarella, con aspirazioni da leader, che poi vi avrebbe rinunciato sostanzialmente per due motivi. Da un lato la scarsa disponibilità del Bagarella ad investire grosse somme di denaro e dall'altra la creazione delle premesse perché Cosa Nostra spostasse voti su un soggetto politico di respiro nazionale. Entrano in gioco le dichiarazioni del pentito Giuffrè. Fu Bernardo Provenzano a dirci di votare Forza Italia con queste parole: «Ci possiamo fidare, siamo in buone mani, ho avuto garanzie», ha detto Giuffrè. E Dell'Utri entra nella vicenda perché è indicato da più testimonianze come uno dei canali privilegiati da Cosa Nostra per intavolare accordi di natura elettorale, direttamente o tramite Vittorio Mangano. È vero, ha detto il procuratore generale, che Cosa Nostra è un'organizzazione opportunista che tende sempre a saltare sul carro del vincitore, avallando in questo senso una delle argomentazioni della difesa. Ma, si domanda retoricamente Gatto, si trattava solo di opportunismo oppure c'era un interesse diretto e concreto? In serata proprio Marcello Dell'Utri, che non era presente in aula, ha affidato alle agenzie di stampa il suo disappunto rispetto al tenore della requisitoria del procuratore generale. Stupefacente, ha detto, che il procuratore sostenga che Garraffa abbia detto la verità sulla vicenda della pallacanestro Trapani. Si tratta di una ricostruzione completamente sganciata dalla realtà. Sull'apprezzamento di Bernardo Provenzano per Forza Italia, invece, nessun commento. Questo sì che è davvero stupefacente.